antiche iglesie dal cimitero di Parteulis e è dedicata a Sant'Eane. E a Sant'Andrea. Dal 1989, in tante di un restauro conservativo, in un canton di questa iglesia, sotto dal pavimento, è stato chiatato un piccolo tesauro, 1164 monedi d'arint, coniati dal XIII secolo. Dal stesso restauro, sono stati chiatati un prezioso doppio pluteo di ete caroline di ottime fatture e strutture murarie di altre iglesie anche mo più antiche. Lì donge alle un altro cimitero che è dai Moirs Austro-Ungarics de Grande Vuere, vuoi diventare cimiteri del paese. Ma le iglesie di Sant'Eane e di Sant'Andrea, quel che non ci interessa di più, sono i due strati di affreschi, chiatati un par giorni di quell'altro. Il strato più antico e prezioso, XIII secolo, è stato lasciato te parete dall'Arc Sant, che è il più recente, XVI secolo, alle stat separat e metut te parete dei entrate d'eglesie. Da chi avviò di allora i fresks dal 1002. Te part alte dell'Arc Sant a Ciampe e è la scena de Annunciazion. L'Arcagnol Gabriel in chiase di Sant'Eane all'annunzie a Marie che sarà la mare di Cristo il Salvatore. Plui sot, il martuere di Sant'Andrea. Sant'Andrea in Zenoglon, sotto de cross dal suo martuere. I convertiti che assistin al sacrificio. I fedei che invochin la cessazione dal supplici. Il boie che allee i pis dal santo. A ciampe de crocifissione si viot San Pieri che al pant il Vangeli. A drete dall'Arc Sant un black di fresks al riporte la nascite di Marie, alle il pari Joachim che al ciappe in braccio Marie. Se i fresks de età di miec realizzati forse di artisti locali, che dal 1505 sono stati pitturati dal maestro Tomas de Salo. Alla pitturat la Annunciazione doprant la interie parte alte dell'Arc Sant. A ciampe l'Agnol Gabriel. A drette Marie la Madonna. Te parte centrale de Annunciazione si può viodi il pari eterni. Cul Spiritu Sant. Te part basse a ciampe si viod San Sebastian. Curiose queste figure, si pensa che rappresenti il committente dai fresks. Sulla parete drette, sotto de Vergine Marie, tal miec è proposta la immagine de Trinità, cui Sans Nicole a Ciampe e Francesco di Assisi. Parsierà a grat all'intervento conservativo di queste iglesie, che non sa fat conosci buine parte de sua storia locale, ma quel che non sa fat più il piacere però, alle che si ha potuto scuvierzi, studia e valorizza i due importantissimi cicli di affreschi, autentici da sei che hanno insiorato in modo di più la storia religiosa furlane. Mandi!